Aperto, un programma esclusivo che tratterà di cucina in onda su TVP canale 119. Protagonista di questo programma è un grande maestro e in questa prima puntata andremo a conoscerlo. Buongiorno maestro Francesco Cognini. Buongiorno Amy. Allora, ci racconti un po' come nasce e quando l'amore per la cucina? Ci vorrebbe una ventina di puntate. Cerchiamo di racchiuderlo un pochino. Va bene, tentiamo. L'amore si sa, c'è, perché 63 anni che io vivo in questa situazione di cucina, attraverso pasticcerie, cucine, quindi mi sono sempre occupato di cibo. Ho cercato in tutti i modi comunque di capirlo bene, di capire la sua struttura, di capire le sue molecole, le cellule, tutto quello che riguarda la nostra vita, il cucinare. Cucinare è importante, imparare a cucinare è fondamentale, anzitutto perché si mangia meglio e si spende meno, e ci vuole anche meno tempo per farlo, stranamente. No? Dai, una volta si faceva i sughi e ci si impiegava 4 ore, adesso molte cose sono cambiate. L'esperienza l'ho acquisita anche perché sono scappato da casa nel 1956, quindi parliamo di date che probabilmente molti di voi non erano nemmeno nati. E da quel momento ho iniziato il percorso, prima come pasticcere, poi stranamente nel 1960 mi sono imbarcato in una nave svizzera come pasticcere, ma poi si è fatto male il fuoco. E quindi è arrivato il comandante e mi fa: "Oh, io avevo un problema." E poi dopo voglio a vivere. No, dice, il cuoco si è fatto male, dice, ce la fai tu a poterci portare fino a Marsiglia dandoci da mangiare qualcosa? E quindi ho detto va bene, ci proviamo. La necessità forse di e così arriviamo a Marsiglia e non il cuoco non si rompe. E quindi di nuovo sto calcio da Hawaii, c'è già un problema, gli studenti, dobbiamo arrivare in Africa e devi. Questo viaggio dobbiamo arrancarci. E quindi ho iniziato questo percorso in cucina e l'ho fatto fino al 1962, 2 anni sono stato dentro ad una nave occupandomi di cucina. Poi nel 62 sono uscito, dovevo andare a lavorare per la compagnia Costa, non dovrei dirlo perché poi la compagnia Costa insomma ultimamente non ha avuto queste disavventure che purtroppo può capitare nella vita, e quindi anziché poi andare alla compagnia Costa, per errore avevo un mio carissimo amico che era pasticceria di Ascoli Piceno che aveva dei problemi, quindi mi sono rimesso a fare i pasticceri. Poi nel 64 ho aperto la pasticceria Cognini a Porto San Giorgio, quindi è stato veramente impegnativo. Nel 65 ho preso moglie a San Benedetto del Tronto, con la San Benedettese, quindi tutte le donne trascinano sempre gli uomini verso casa sua, e abbiamo aperto la prima pizzeria nel 1965 e abbiamo pensato di mettere la prima pizza nel piatto a San Benedetto del Tronto, e io sono colui che ha dato vita alla prima pizza nel piatto. È una cosa che sembra paradossale, ma è così. Abbiamo fatto diverse cose, abbiamo cercato di migliorarci anno per anno, giorno per giorno, abbiamo cercato di capire questa è la mia vita. Oggi abbiamo questa attività che voi conoscete. In questo momento ci stiamo rimessi in campo, abbiamo messo in piedi dei menù interessanti. Che vi devo dire? Quest'anno. Scusi maestro, ma io so che lei ha viaggiato tantissimo e quindi ha avuto modo di arricchire la sua conoscenza culinaria integrandola anche con altre culture. Sì, e altri sapori, perché poi ogni luogo ha sapori. No, infatti, molto spesso io venivo chiamato da Sardegna, giù a Napoli, proprio in virtù della conoscenza che ho delle spezie. Sì, è stata una fortuna perché ho vissuto ho fatto parecchi interventi dalle Maldive, le Mauritius, le Seychelles, le Riunioni, ho fatto l'Oceano Atlantico, l'Oceano Indiano, ho fatto anche i Caraibi, conosco abbastanza bene un po' tutto, conosco molto bene l'Africa, Sudafrica, Centrafrica, ho aperto locali a Dea Salame, giù in Tanzania. Quindi immagino che questi viaggi, oltre ad arricchire la sua vita, la sua personalità e ad aprire la mentalità, le hanno permesso anche di creare, di inventare dei piatti che un po' secondo me abbracciano tutto il mondo, no? Sì, io tecnicamente sono molto tradizionalista perché io sono in campagna. Mio padre era un mugnaio, però noi avevamo la nostra famiglia era in campagna. Quindi io mi attengo scrupolosamente ai sapori della nostra Italia, ai nostri sapori,
senza pensare a sofisticare le mie danze. No, sì, conosciamo bene quello che riguarda le spezie, ci sono alcune spezie che varrebbe la pena di valorizzarle, tipo la curcuma, tipo lo zenzero, ci sono i coriandoli, ci sono un sacco di spezie molto benefiche che varrebbe la pena di andare in internet a vedere i suoi valori intrinseci e ci accorgeremo che crede però dei grandi benefici al corpo. Ovviamente non bisogna eccedere, perché noi non siamo abituati a questi sapori forti, no? Il curry, che è una mescolanza di spezie in genere, c'è dentro una spezie che a noi che piaccia più di tanto, che è il cumino, che è molto aggressivo. Sì, poi durante la trasmissione ne parleremo, ci spiegheremo, faremo interlocuzioni, insomma, vediamo quello che possiamo fare. Quindi non solo ricette dal nostro maestro, ma tanta informazione per conoscere meglio il cibo che mangiamo, anche da un punto di vista molecolare, lei si è informato tantissimo. Sì, certamente, ma io posso, così banalmente, no? A volte faccio delle interlocuzioni alle donne che hanno bisogno di mesi in ferro. Oh, ci fosse uno che mi risponde esattamente qual è il prodotto alimentare che contiene più ferro, e poi nessuno mi sa rispondere che l'assunzione del ferro per le verdure, prima di assumere le verdure bisogna prendere almeno uno spicchio di arancio, di limone, che sarebbe vitamina C, perché senza la vitamina C il ferro non c'è la scissione del ferro. Ma questo però si fa molto bene, questo dovrebbe essere visto a livello nazionale, cioè ci dovrebbe stare almeno un'ora al giorno qualcuno che faccia informazione riguardo a come si deve mangiare per vivere meglio, e non lo fanno perché questo l'insegnamento nella sostanza è tediante. Io se racconto una barzelletta la gente ride, se racconto una poesia la gente forse la capisce, non la capisce, si cambia un po', bisogna... Beh maestro, noi nel nostro piccolo proveremo a dare queste informazioni, ad arricchire la cultura di coloro che ci seguono, dando delle ricche informazioni e dando delle succulente ricette. Io intanto sono ben felice di essere con voi, perché la TVP, che è una televisione storica che io conosco addirittura chi l'ha messa in piedi. Ai miei tempi, quando avevo le disponibilità, io partecipavo a tutte le partite che il grande Camiscioni andava in giro e diceva l'arbitro non se ne ravvede e andiamo avanti, e portava le cassettine di questi filmini delle partite che ci vedevamo in mezzo alla strada, e io lo sponsorizzavo ai miei tempi. Ho fatto la mia parte, in questo paese ho dato parecchio, e tutti i personaggi di San Vito lo sanno che io ho fatto il mio lavoro, l'ho fatto con correttezza, con serietà e parsimonia. Oggi sono un po' più evoluto, mi sono invecchiato, quindi ho imparato qualcosa in più. E quindi è andato anche verso una nuova strada, un nuovo modo di contribuire, quindi il programma, il donare le sue ricette, il trasmettere la sua esperienza. Infatti io purtroppo nella vita ci sono anche le cose che mi piacciono poco, nel senso che io non ho eredi. Quindi i miei eredi dovrete diventare voi i miei eredi. Un giorno vi direte, oh, sai che Cognini ci ha dato qualcosa di carino, una ricettina buona, un'idea che ci è piaciuta, insomma, qualcosa di buono riusciremo a fare insieme. Questo è bellissimo, perché c'è tanta gente che è gelosa dei propri segreti, no. Invece lei dona questa sua esperienza. Amy, se tutti quelli che hanno in mente di cucinare prendono tutto, c'hanno migliaia di libri, no? Apro un libro, legge, fa. Non fai nulla. La cucina bisogna viverla momento per momento, sentire il crociolio della padella quando rosoli una cipolla, rosoli un sugo, devi sentire come un mozzarella, una musica dentro le orecchie, devi sentire il profumo, devi ascoltare, quindi non si può realizzare una ricetta attraverso un libro, bisogna stare insieme, ascoltare proprio la musica della padella quando frigge, le cose più difficili, no? Tu pensa. Cuocere la cipolla, se qualcuno mi può smentire, lo faccia pure, è la cosa più difficile da cucinare. Se parlo della cipolla, o figurati quando parleremo di altre cose. La cipolla, perché pochi sanno che la cipolla, quando fa le punte gialle, quindi abbrustolite, questa non è più degradabile.
e quindi bisogna avere un'attenzione particolare nella cottura della cipolla. E poi parleremo di bollire, di friggere, perché per come, no? Tutti parlano di olio di oliva per friggere, ma nessuno sa che invece ci vuole un olio di oliva raffinato, perché solo se è raffinato arriva ai 142 gradi, ai 242 gradi di punta di fumo, perché si inizia a cuocere, a friggere a 185, 180, 180, e questa è la punta di fumo, quindi è molto elevata, però ci vuole olio di oliva extravergine raffinato. Anche il burro raffinato, il burro normale ci si può friggere, frigge a 162 gradi e si brucia la molecola. Raffinato arriva a 242 gradi, quindi potresti friggere con il burro. Ma prima si friggeva con lo strutto è 205, 208, siamo proprio al limite. La punta di fumo, Dio, non è un po' di roba. Beh, io direi che abbiamo una grandissima ricchezza, grazie al maestro Cognigni. E direi di inaugurare questa prima puntata con un bel brindisi. Ma sì, proprio ne vale la pena, anche perché insomma. A fuoco lento. Grazie, buon ascolto e buon apprendimento a tutti. Mi auguro di essere all'altezza della situazione, loro mi hanno scelto, probabilmente vedremo, mi pagano un po'. Grazie maestro. È stata una piacevole conversazione, mi auguro veramente che nel tempo riusciremo a far compartecipi tutti, perché capire bene il cibo è intanto l'energia dell'uomo e la famosa storia, no? Noi siamo ciò che mangiamo. Ma io poi ci aggiungo una frase, che è la mia storica. Il Dio ci dà le noci, ma non ce le spezza. Quindi ci dobbiamo mettere lì, se le vogliamo mangiare, se no le dobbiamo mangiare con tutta la buccia. E non mi sembra una cosa molto semplice. No. Contenti dentisti. Va bene? Maestro, grazie. Grazie a voi e poi chiaramente ad ogni trasmissione tutti potranno intervenire anche durante la trasmissione mandando magari degli email oppure degli SM chiedendo delle cose e io mi garantisco che ad ognuno darò una risposta e poi vi darò il mio sito in maniera che potrete interloquire con me direttamente nel sito attraverso gli email. Mi ha dato un bell'assist maestro per ricordare che TVP si caratterizza per il suo essere una TV interattiva in cui cerchiamo di coinvolgere direttamente il pubblico che ci segue da casa. Vogliamo essere una TV viva e grazie al maestro Cognigni, come ricordava, siamo a disposizione. Lasceremo alla fine della puntata tutte le indicazioni per contattarci, per contattare la redazione e per contattare direttamente il maestro. Grazie. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Grazie.